estar bisticciando, mo. Ah, ragazzi, stiamo uscendo un pochettino. E li creano. Ma che stanno bisticciando? Allora, il pacco si sta arrivando. Voilà. Allora, ragazzi, andiamo a mangiare di nuovo al ristorante. Questa volta però voglio prendere pesce. E poi al limite un po' a casino. Voilà, so. Nous allons à pure passion. Si, où vous allez? Pure passion, c'est au... À la marina. La marina. Dès qu'on arrive, on tourne. Oui, d'accord. À droite. C'est le restaurant, non? Oui. Oui. Si, entre la marina, c'est où... C'est non, par la marina et entre... À côté de marina. C'est la route, les grandes la route. Non, vous et allez... On va à la marina, on rentre à la marina. Oui. Et on tourne tout de suite après à droite. Ah, si vite accès est interdit entre les marinas. Si il y en a l'autre, la porte à côté de... Non, port, on le fait tous les jours. Oui, oui. Ça y est, après, regardez-moi. C'est là la porte là-bas, c'est interdit d'accès. C'est entre la porte de port. Voilà. C'est là l'autre le port. Tout de suite. Oui, d'accord, oui, d'accord. Il y a plein de... Ouais, d'accord, de droit. On n'a pas demandé si vous avez réservé ou pas. English pub. J'aime pas l'Atlantique, qu'est-ce qu'il y a de... Atlantique là-bas. Non, il n'y a pas bien l'Atlantique. L'Atlantique, c'est un... Il y en a Atlantique. C'est trop de la musique. Oui, oui. Atlantique, Mirage, à côté. À côté de
l'été d'or, c'est pas très loin d'ici. C'est Casino, Champs, c'est là. C'est là, là-bas. Voilà. Comment on dit Casino Champs? Casino Champs, oui, Champs, c'est là. C'est là-bas. C'est là, les meilleurs. Il est bien? C'est la hôtel? Ah, voilà l'hôtel. Voilà, l'hôtel, on verra. Comme à la Vegas. Ah, ça, Diwan, c'est casino. Ah, non, là, casino. C'est là, c'est là. Voilà, casino, c'est là. Tu vois le casino, Paolo, ici. C'est là, là-haut, Ah, là-haut. Oui. C'est là, la plaque. Casino Champs. Samedi ou dimanche? Oui, samedi ou dimanche. Ah ouais. Au travail, c'est peut-être.
Allora ragazzi, sei giù lì, eh? E siamo quindi al ristorante pure Passion, ma anche l'interno è veramente molto bello, io non l'ho visto l'altra volta. Lampadari, tutte le decorazioni. Bello, eh? Tu questo vuoi per casa? Ma poi dopo come lo lavi là? Non lampadare questo. Tu una cosa del genere vuoi per casa? È troppo a mausoleo. Perché se fosse ben pulito il lampadario sarebbe una sciccheria. E come là il lampadario? Mamma. Allora abbiamo preso io il tonno rosso, lui non mi ricordo, e poi abbiamo preso il pesce in crosta come abbiamo visto l'altra volta, e una bella sordiola gigante. Tra poco sarà mia, vai. Ma la devono fare a pezzettini. Viva assassino. Ma l'omaggio l'hai presa come in tre? L'omaggio l'hai presa come in tre? No, è sempre esagerato. Ma perché volevo il tonno rosso, te l'ho detto che volevo il tonno rosso. Allora ho visto l'omarda a 10 euro, 10 euro ogni 100 grammi, 6 e mezzo, 10 euro ogni 100 grammi, 100 di RAM ogni 100 grammi, quindi sono 10 euro ogni 100 grammi, 6, 3, 400 euro e 40 euro. La sogliola che andrete a vedere, la degustazione dello chef. Qua le varie salsine. Allora ragazzi, questo qua era loto, anche con del formaggio fresco buonissimo. Questa è una salsina di pomodoro con piccolo crostini all'interno. No, come da mangiare una sogliola rossa? Questa non è una in tre. Bella, ragazzi. Guardate che bello. E ti consiglio che tu vuoi che te le apro io le chele. A me che già sono qua. Però è un po' più. Allora, mangiamo. Allora, io ho preso il tonno rosso. Mi ha preso una mano. Bella, è una cottura. Non segno, non ho parole, una cosa veramente eccezionale. Lì ha trovato qualche problemino che sembrava un po' più cruda, però subito ripetere, questo è proprio eccezionale. Ma poi tutta questa roba qua al tonno, veramente magnifica. Ecco qua la sogliola, ragazzi, questa sogliola 20 euro 200 di lì. La vuoi comprare? La vuoi comprare? Costa molto 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 di più di 20 euro. E le magnifici? E voilà! Vai, cottura a sale. Non è cotta? È cotta? È tutta spa. È cotta. Mandolino per me? Ma ti piace? No. Nel muniere? Ecco.
En fondo, también para tener fuerte. No, es condición.